Ciao! Oggi per il nostro angolo Montessori Lab abbiamo creato delle simpatiche collane. Sempre alla maniera di De Arte. Semplici, veloci ed effetto. I materiali per questo laboratorio sono cannuccia, scotch, forbici, filo di lana. Tagliamo i fili di lana a circa 30-40 cm e li attacchiamo su un pezzo di scotch. Dopodiché ritagliamo filo per filo, così da creare i nostri aghi, che non pungono. Questa è un'ottima idea di riciclo creativo, che farà divertire un mondo i vostri bimbi. Tagliamo le nostre cannucce in tanti pezzetti, più o meno della stessa misura. E via al gioco! I nostri bambini dovranno infilare tutti i pezzetti sul nostro filo. Blocchiamo un pezzetto di cannuccia all'altra estremità, così che le altre non possano scappar via. Facciamo scegliere ai nostri bimbi come alternare i colori, così che saranno più invogliati a lavorare. Possiamo sostituire le cannucce con pezzetti di carta, di stoffa, di pasta o creare sempre con i nostri bimbi delle perline di pasta di sale piuttosto che pasta di bicarbonato. Inizialmente ovviamente il nostro ago scapperà, però piano piano vedrete come diventeranno dei campioni. È un'ottima attività per sviluppare la coordinazione occhio-mano. E poi realizzeranno una vera e propria collana, da indossare o da regalare, magari per la festa della mamma. Ovviamente per questo laboratorio non abbiamo schede didattiche da scaricare, ma per le altre le troverete sempre su YouTube. Seguiteci sui nostri social Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok. Così da non perdere i nostri tutorial. Guardate come sono belle le nostre collane. Mi raccomando, vi aspettiamo sui nostri canali. Iscrivetevi!